tutti e grazie per essere venuti qui. L'11 febbraio ci siamo visti e vi avevo promesso che sarei tornato presto perché era un'iniziativa che avrei personalmente accompagnato e ci troviamo oggi 15 aprile a distanza di poche settimane per iniziare un poco a raccogliere i primi frutti di questo lavoro. È un lavoro che vi abbiamo sollecitato in adesione a una prospettiva, a una strategia ben precisa. Io personalmente e l'intero mio governo vogliamo farci promotori del riscatto del Meridione. Il riscatto del Meridione è stato anche detto in qualche intervento e deve contrastare, deve in qualche modo andare oltre anche dei sentimenti di rassegnazione, di diffidenza e anche di sfiducia. Non sono caratteristiche solo della popolazione meridionale, sono un po' diffuse. In questi anni questi sentimenti, questo malcontento si è tradotto soprattutto nell'ultimo termine che ho detto, sfiducia. Sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e, se ce lo possiamo dire, anche sfiducia all'interno delle istituzioni. La prima volta che sono stato qui, l'11 febbraio, io ho colto nei vostri volti una qualche forma di scetticismo. C'è qui il Presidente del Consiglio, fa una parata oggi e poi chissà chi lo rivedrà e quando lo rivedrà. Mi rivedete dopo qualche settimana e se necessario tornerò qui a molestarvi costantemente, per quanto sarà necessario, per promuovere questa strategia di sviluppo di questo territorio. È un territorio che è stato detto non fa rumore. È vero, è una regione silenziosa, ma questo governo sa ascoltare anche le istanze discrete, sa raccogliere anche il suono dei toni bassi e fa anche di più, viene sul territorio a stimolare nell'ambito di questa strategia di sviluppo quelle che sono le vostre sensibilità, la vostra conoscenza del territorio. La caratteristica di questa iniziativa, l'ho detta dal primo momento, non è un'iniziativa eteroimposta. Una eteroprogrammazione non ci porta a nulla. La mia convinzione è che nessuno conosca meglio questo territorio, le caratteristiche, le sensibilità, le prospettive di sviluppo di queste comunità, meglio di voi, che siete i sindaci, che siete i governatori della regione, della provincia, che siete gli esponenti di camere di commercio, che siete gli esponenti delle associazioni di categoria, i sindacati, tutti coloro che in qualche modo sono parte viva del tessuto sociale, economico, produttivo e istituzionale di questa regione. Nessuno si può sovrapporre a voi e meglio di voi può interpretare quali sono le caratteristiche del territorio, quali sono i progetti che possono assicurare un futuro in termini di sviluppo sostenibile, di strategia di sviluppo di questo territorio. E io, nonostante qualche scetticismo vostro della prima ora, sono qui oggi a ringraziarvi, perché voi avete raccolto questo invito, avete aderito a questa iniziativa in modo davvero massiccio. Ci avete sorpreso tutti. 252 proposte. Vedete com'è facile vincere lo scetticismo, vedete com'è facile recuperare fiducia nelle istituzioni, verso i cittadini all'interno delle istituzioni. Noi oggi siamo in condizione di partire speditamente con questa iniziativa, quindi nei prossimi giorni io sottoscriverò questo, metterò a punto questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che consentirà di istituire il contratto istituzionale di sviluppo del Molise. Avremo un tavolo istituzionale e anche qui guardate che procederemo rapidissimamente, istruiremo tutte le istanze, i progetti che sono pervenuti
e alla luce anche un poco del disegno un po' strategico che è stato anticipato dal dottor Arcuri, l'amministratore delegato di Invitalia, cercheremo di portare a una razionalità di sviluppo, una strategia di sviluppo, ricondurre in unità questi vari progetti. È stato detto che dallo studio che abbiamo effettuato, sicuramente la valorizzazione dei centri storici, la riqualificazione dei borghi, come pure dei percorsi tratturali, potrebbe essere un po' con la nota comune a questi progetti. Ovviamente terremo conto anche della loro strategicità, terremo conto anche della loro capacità di assicurare maggior livello occupazionale e cercheremo un po' di fare sistema. Non abbiamo pensato di far sistema da soli, non possiamo pensare per questo. Quindi vi ringrazio tanto per questa adesione veramente massiccia, ma vi chiedo anche di continuare a lavorare insieme, perché dobbiamo proseguire in questi termini, in questa prospettiva. Questa è anche l'occasione per i ringraziamenti, quindi a tutti coloro che hanno partecipato al progetto. Ovviamente sono qui, ho qui al mio fianco due donne prefetto che hanno avuto un grande ruolo e continueranno ad avere grande ruolo, quindi il rispetto delle istituzioni è fondamentale, le istituzioni sono una chiave di volta per realizzare anche questo progetto. Ringrazio ovviamente Gerardo Capozza perché mi sostituisce, avete avuto tanti incontri, lui poi è il mio braccio armato, il dottor Arcuri, ma soprattutto tutti voi, rappresentanti del territorio, istituzionali e rappresentanti delle varie, dei vari organismi produttivi, delle varie associazioni e anche dei sindacati. È un'occasione anche per una brevissima riflessione sullo stato dell'arte del territorio. Siamo consapevoli, è stato anche anticipato dal governatore regionale, dello stato della sanità che emerge in Molise. È una situazione molto complessa che si trascina da anni. Qui non interessa ripartire torti e ragioni con precedenti governi, precedenti amministrazioni. Qui dobbiamo lavorare alla soluzione dei problemi. Sicuramente abbiamo pensato che lo strumento del commissariamento ci potesse assicurare determinati risultati. Confidiamo però, ecco, non vuole essere uno strumento anche qui etero-imposto, però sicuramente abbiamo pensato a un punto di svolta, visto che era una situazione che si trascinava irrisolta da molto tempo. Qui c'è in gioco la salute dei cittadini e a quella che dobbiamo pensare, dobbiamo garantire il diritto alla salute a tutti e quindi dobbiamo assolutamente, quindi col ministro Grillo, con i commissari e anche qui con i rappresentanti delle istituzioni locali, lavorare tutti insieme per la soluzione di questi problemi. Confido che con le norme introdotte nel decreto sblocca cantiere sul post sisma, non ci dimentichiamo noi il 16 agosto 2018 quello che è successo, anche se non ci sono state vittime, però ci sono stati danni alle strutture, e anche qui abbiamo inserito delle norme che ci consentiranno di poter provvedere in contabilità speciale. Abbiamo stanziato 40.000, pressoché 40 milioni, potremo utilizzare questi anche per gli indennizzi ai cittadini, per indennizzarli delle lesioni ai beni che sono state conseguenti al terremoto. Abbiamo introdotto anche delle norme che agevoleranno un po' le procedure, saranno più rapide, meno burocrazia, ma non è solo questo. Anche sul dissesto idrogeologico sarete coinvolti, avete sentito che c'è un piano nazionale, l'abbiamo chiamato Proteggi Italia, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi del dissesto idrogeologico. Per il Molise abbiamo 10 milioni che spenderemo nell'ambito di questo piano nazionale straordinario. Credo che stiate proficuamente utilizzando anche quei milioni che sono arrivati ai comuni al di sotto della soglia dei 20.000 abitanti, li abbiamo stanziati nella legge di bilancio per le opere di manutenzione,
Poi ci sono 10 milioni di comuni sotto i 2.000 abitanti per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali, ancora ulteriori incentivi economici e risorse arriveranno e stanno arrivando per il risparmio energetico, lo sviluppo sostenibile, per realizzare strutture di wifi per rendere quindi le persone connesse, soprattutto in territori dove, come dire, ci si sente un po' emarginati, un po' isolati. In questo momento veramente il diritto ad accedere alla rete per eccellenza internet diventa fondamentale, perché quell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, che dà diritto a tutti i cittadini a partecipare pienamente all'organizzazione politica, economica, sociale, culturale del paese, oggi passa attraverso anche l'accesso a internet. Abbiamo ancora infine la viabilità e le infrastrutture. Sicuramente nell'ambito di questo contratto istituzionale di sviluppo andremo a potenziare il sistema viario, che è molto carente. Abbiamo anticipato anche, c'è stato un finanziamento per il viadotto Sente per collegare Molise e Abruzzo. Abbiamo, è stato detto anche dal governatore, no? Era Toma che l'ha detto, che c'è questa convenzione che consentirà adesso tra Roccaravindola, Isernia e Campobasso di collegare e potenziare la rete ferroviaria. In prospettiva la Fondazione Ferrovie sta realizzando un progetto che confido sarà portato a compimento, perché è molto suggestivo, una ferrovia storica per collegare Pedalcina, Campobasso e San Marco. Quindi per valorizzare anche gli itinerari che sono anche turistici ma anche religiosi, che sono un po' la caratteristica poi di questi territori. Insomma, noi lavoriamo con grande impegno e cerchiamo di portare a casa dei risultati, al di là delle parole e delle proclamazioni di principio. Un'ultima battuta, l'autonomia rafforzata. Ci avete stimolato, ovviamente mi avete stimolato a valutare con molta attenzione questo progetto che è richiesto da alcune regioni. Vi assicuro che c'è non solo la massima attenzione a realizzarlo, ma a realizzarlo con tutte le garanzie e le cautele che ovviamente un progetto così impegnativo, che può avere ricadute così incisive su tutto il territorio nazionale, può avere. E sicuramente ci sono due garanzie fondamentali, la solidarietà nazionale e la coesione sociale. Io l'ho detto dall'inizio, ho aderito a questo progetto perché è un progetto costituzionale, è l'articolo 116, terzo comma della Costituzione, è nel nostro contratto di governo e ritengo che sia anche uno strumento vantaggioso che oggi può essere utilizzato in una regione del nord e domani in una regione del sud. Anzi, ci sono già alcune regioni del sud che si stanno facendo avanti per beneficiare anche di questo percorso. Ma sicuramente mi farò garante del fatto che questo percorso di valorizzazione delle autonomie regionali non sarà mai a scapito delle altre regioni. Il nostro obiettivo è il riscatto del meridione, perché il riscatto e il rilancio del sud significa il rilancio dell'Italia. Grazie.